La magia delle note classiche, contemporanee e jazz del pianoforte, suonate da artisti di fama internazionale, e la suggestione di poter ascoltare questa musica in luoghi inediti dalla città di Lecce. Sono questi gli ingredienti di Piano Lecce City, che dopo il preludio dello scorso anno si svolgerà ufficialmente per la prima volta nel capoluogo salentino dal 16 al 18 di settembre. Questo festival vuole mettere in dialogo la grande musica, la musica pianistica e il linguaggio, anzi i linguaggi del pianoforte con il territorio, con il paesaggio urbano e con le bellezze naturalistiche, artistiche, architettoniche della nostra città. E l'altro obiettivo è quello di avvicinare al grande pubblico la musica per pianoforte, che tendenzialmente viene vissuta come qualcosa di difficile da comprendere, da penetrare, da fruire, e mentre noi la mettiamo a disposizione gratuitamente in moltissimi luoghi della città e anche fuori, perché c'è anche la riserva delle Cesine. Quasi 50 pianisti si alterneranno in questi 3 giorni di musica in 19 location inedite. Si partirà venerdì pomeriggio dalla Scuola Ufficiale di Cavalleria, passando poi per il Castello Carlo V, l'Acquedotto Pugliese, 3 dimore private e molti altri luoghi particolari della città, fino ad arrivare al Teatro Romano, che ospiterà il concerto finale il 18 sera di Giovanni Caccamo. Il comitato scientifico, che poi ha lavorato insieme con il direttore artistico alla scelta di 180 candidature. Crediamo di aver scelto tra tutti i bravi quelli ancora più bravi. Ci saranno anche 16 giovani pianisti, perché l'altro obiettivo che il festival ha è quello di valorizzare le giovani leve.